porco il lama. Porco il lama a tutti ragazzi, eccoci qua con il walkthrough di Call of Duty Modern Warfare Remastered. Oggi siamo di nuovo gli USMC, no, scherzavo, gli SAS, il corpo speciale inglese con Saponetta McTavish. E praticamente ragazzi, da quello che ho visto, da quello che mi commentate, ho capito che devo forse starmi un poco più zitto. Più che altro perché molti di voi non conoscono il gioco, quindi è meglio che mi stia zitto. E poi... E quello che cazzo è? Missile in arrivo, occhio! Missile in arrivo, occhio, è tanto, chi se ne frega. Calmo, rilassato, vabbè. E vi dicevo raga, un'altra cosa è che ho questa corda qua, Scuff Gaming, non per pubblicità, o meglio anche Scuff Gaming, che scontro la malagante, però per tenermi qua legate le cuffie su se stesse, se mi stanno a penzoloni in mezzo alle gambe mi dà fastidio. Dicevo, dagli scorsi video ho capito che devo muovermi un po' di meno, devo saltare e gironzolare un po' meno per la mappa, perché qualcuno fa finire la nausea. Sì, ancora tutto intero. Su! Ah, madonna. Muoviamoci prima che arrivino le squadre di ricerca. Ho avviato la registrazione, sì. Beh. Rapporto sui caduti. Olsen e i piloti sono morti, signore. Merda. Poveri. Il punto di estrazione non è lontano da qui. Muoviamoci. Ah, ecco l'M4, buono. Infatti ero senza armi, mi sembrava. Però non ho capito, ragazzi, come hanno fatto da qua i due piloti a essere scaventati qua. Boh, vabbè. Comunque, buono, abbiamo trovato l'M4. Non è che troviamo in terra anche il... il visore. Un po' di tempo perché siano nelle condizioni di assistervi. Passo. Ricevuto. Bravo 6, chiudo. Una C-130, Da un po' non ero in missione con uno di quelli. Anch'io non sono una C-130 da MV2, quindi... Signore, veicoli in arrivo da nord. O MV3, c'è anche il suo MV3? No. Sotto quel ponte. Presto. Fatemi nascondere, cani. Ah! Cosa c'era qua? Scusate, ho visto. Ma niente. Ciao Nicolai, ciao Gaz. Bene, muoviamoci. Ciao la chance. Fermi, abbiamo compagnia. Raga, questo civile non bisogna lasciarlo morire. Gli darà un trofeo. Fermiamo qui i bastardi prima che uccidano il vecchio. Dove è finito quell'altro che era qua? Orco, uno è là. Non riesco a scendere così, vabbè. Devo fare il giro. Ma ce n'era un altro o me lo sono immaginato? Eccolo. Avevo un po' che armi avevano. M10-14. Area sicura. G36. Un MP5 non ce l'ha nessuno, vero? No, grazie. Fa lo stesso. Dicevo ragazzi, questa missione in realtà l'ho fatta un qualche minuto fa. So che nel mentre mi è crashata la play, non so come ragazzi. Quindi teoricamente, cioè non so dirvi se... Perché già non mi ha dato il trofeo prima, perché me l'aveva già dato. E non so però ragazzi se mi fa vedere il documento dell'intelligence, che io l'ho già trovato, adesso vi dico comunque dov'era. State giù. O vi metto la clip di prima perché non so se l'abbia registrata, ma c'è possibilità di sì. Qua queste missioni stealth però sempre paura che mi becchino. Qualche errore di gioco, che palle. Beh. L'elicottero se ne va. Olè. Andiamo. Contatto ore 6. Gaz, levati! Rispondere al fuoco. Poi ti ammazzo e mi danno pure la colpa. Mi fanno rifare la missione, la capo. Bella quella sorrenda, mi è servita proprio a nulla. Ce ne occupiamo noi, Gaz. Tu apri la porta del seminterrato. D'accordo. Sai che faccio headshot qua a nastro, uno dietro l'altro. Oh, porco. Ma però su posso ucciderlo. Sì, meno male. Fatemi buttare giù, levati. Dove, ma, l'avevo preso un MP5, raga, ricordavo. Ma cosa cazzo
Crannato. Scendete! Nel seminterrato! Uno. Ah, sono tutti nemici questi, ma è porco, quanti ce n'è? Vai avanti e cerca un'uscita. Quanti sono, raga? Pensavo di me. Granata accecante! Ma porco. Non ho capito se era una granata accecante alleata o nemica. Mi sono pure perso nel mentre, sapete. Porco cane. Ah, era qua sotto, non l'avevo visto. C'è troppa calma. Dove diavolo sono finiti? Ok ragazzi, il primo documento intelligence è qua sopra. Esattamente qua, dove ci sono queste carte. Ripeto, se esco vi metto un secondo la clip. Perché non so se il PC l'abbia registrata, perché è crashato tutto, cioè è crashata la play, quindi non ci possa fare nulla. Anche qua avevo preso un trofeo pochi secondi fa, perché avevo... Orco! Perché ecco, succede così, il cane randagio, schifoso, lurido, sporco. Non voglio morire. E vi dà appunto il trofeo che avete ucciso un cane. Non fatelo nella vita reale, poveri cagnolini. Porco. Perché non ci sono qui tante granate? Poi tutte a me, ragazzi. Cioè, sembriamo online, che mi arrivano solo a me. Che arrivano solo a me. Finito? Avanziamo. Sono due documenti intelligence che si trovano qua, sì, vero. Ah, questa è la mappa, come si chiama la mappa? Acquazzone, mi pare, questa mappa su il multiplayer, dove c'è qua la il mitraglione. In questo caso però non troviamo. Hanno una precisione con le granate davvero sconcertante, raga, questi qua, Prima ho tolto il mitraglione qua, sarebbe stato ben divertente. Tutti morti? No. Vabbè, scendiamo giù. Checkpoint raggiunta. Visto, cioè ragazzi, guardate, almeno questi salti tipo così li faccio in automatico, non è per cattiveria. So che alcuni voi danno fastidio, infatti cercano di limitarli, però. E non devono saperlo. Molto bene, acceleriamo. Muoversi. Io mi muovo, ma più veloce di così non va. Mi becca, porco. Lontani dalle luci. No, mi sono alzato per sbaglio. Andiamo, ma state giù. Sono giù. Ok, dovrebbe essere andato via. Qui è da ammazzare o no? Come ha fatto a non vedermi? Perché non ho armi silenziate, ragazzi? Cioè, così è la missione più stealth, tra le più stealth che devo fare. Io penso mi scoprano per forza, cioè è impossibile, raga, continuare a farla tutta stealth. Cioè prima o poi dovrò pure ammazzare qualcheduno. Ma percorriamo la via dello stealth, ragazzi. La via della saggezza. Ma quelli sono proprio ciechi, non mi sembrano soldati molto addestrati. Ehi, capitano Prezzo, che famo? Ma mi costringono a farmi beccare, forse. Però è divertente fare così. Eccolo, lo sapevo. Mi costringono a far saltare la copertura. Dov'è l'altro? Oh, quello di cotto mi fa paura. Oh, porco. Dove sono questi? Eccolo.
Orco. Kriegstan granatu. Tutta dost kamne. Beh, saranno... Cioè, ma quanti ce n'è, ragazzi, ogni volta? Però quando sono mio all'elicottero, so mi spappola. Olè. C'è uno qua. No, mi si sposta l'automira, raga. Eccola. L'elicottero sta tornando. Trovate un riparo. Che riparo trovo, raga? Oh, porco. Aiuto! Qua ho avuto davvero paura. Io non mi muovo più da questa casetta, ragazzi. Brutti schifosi. Hai trovato un riparo, ha detto. Aiuto, aiuto! Sono vivo. Oh, porco cane, non riuscivo a ammazzare quelli da 2 ore. Ah, bastava uccidere quelli là per andare avanti. Bastava dirlo prima. Porco, sono morto, sono morto. Ok, come ho fatto a sopravvivere non lo so nemmeno io. Nicolai, fammi andare. Ok, grazie. Gaz, non volevo ucciderti. Qui con una minuzzi cosa vorrà mai fare contro tutti noi? Che sia morto. Ah, ecco ragazzi, qua c'è un documento di intelligence. Olè. Ho un prurito al naso, Dio santo, sono mezzo raffreddato. Beh, chi è che sta continuando a sparare? Scusate, l'elicottero e basta. Quindi possiamo fuggire. Oh porco. Una volta rischio la vita. Non dovrei mai andare in guerra. Uno stinger, eccolo qua. Datemi qua. Oh, finalmente, godiamoci la scena. Sta cercando di confondere i nostri missili. Non sarà facile. Soap, prendi un altro stinger e sparagli ancora. Mettilo alla prova. Dov'è? Ma chi mi incastra? Oh, su. Distrutto. Ah. Un centro perfetto, su. Bel lavoro, Sop. Ora seguitemi, ci muoviamo. Ci muoviamo verso dove? Aprite la porta. Levate. Bravo 6, vi informiamo che la C-130 sta ora entrando nel vostro spazio aereo. Passo. Ah, che bello. Bravo 6, qui il Warhammer in attesa. Pare che abbiate bisogno di aiuto laggiù. Vi ascoltiamo. Warhammer, pericolo imminente. Chiediamo fuoco di supporto. Corazzato e fanteria nemica a 100 metri a sud-ovest. Passo. Arrivano gli spari della C-130, penso. Orco.
Grazie. Molto gentile da parte vostra. Madonna. Bravo 6, ricopriremo fino al punto di estrazione. Ma è semplicemente fantastico! Ricevuto, Warhammer. Che figo. Procediamo. Chiudo. Forza, andiamo. Spegni le luci, che sennò ti si scarica la batteria. Non si può, gli ho dovuto dare una mano. Peccato. Ah, finito così. Ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo con l'ora 17. Porco il lama. Prone sexy, porco il lama.